Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del LingQ Podcast in italiano. Io sono Clara e sono la presentatrice del podcast. Ricordatevi che potete utilizzare questo episodio del podcast come lezione sul LingQ, ma potete anche importare qualsiasi altro tipo di contenuto che vi può interessare, come episodi di Netflix, pagine web o altri tipi di video, per studiare l'italiano con ciò che vi interessa. Non dimenticatevi inoltre di lasciare un mi piace o una recensione su qualsiasi piattaforma stiate ascoltando questo podcast, perché ci farebbe veramente tanto piacere. Oggi abbiamo qui con noi Laura Somma. Ciao Laura! Ciao a tutti! E ti volevo chiedere di fare una breve presentazione, così chi ci sta ascoltando sa chi sei e che cosa fai. D'accordo. Allora, io sono Laura, ho 23 anni, tra poco 24, e mi sono appena laureata in scienze politiche. Ho fatto la scuola, il liceo delle scienze umane, quando appunto andavo alle superiori, e vivo con la mia famiglia a Trieste. Perfetto. E infatti io volevo parlare con te, volevo fare due chiacchiere proprio perché so che tu sei una neolaureata. Sì, e quindi esatto. ti volevo chiedere un po' di domande, sapere un po' di più sulla tua esperienza all'università in Italia, perché pensavo che poteva essere interessante per chi sta imparando italiano ed è curioso di sapere come funziona un po'. E quindi tu hai studiato scienze politiche, giusto? Sì, scienze politiche all'Università di Trieste. Ok, all'Università di Trieste. Sì. Perfetto, perfetto. E quanti anni era la tua università? Cioè era una università triennale oppure hai fatto master? Come funziona? La mia università appunto, la facoltà si basa su 3 anni. E okay. Poi una persona se desidera può fare anche gli altri 2 anni della magistrale, il che è molto utile, però io ho deciso di fermarmi alla triennale. E, okay. Sì. Perfetto. E quindi tu hai fatto la triennale in scienze politiche? Sì. E più specificatamente, diciamo, perché anche io ho fatto l'università ma un po' di anni fa, quindi sì, magari le cose possono essere cambiate, sì. Ma voi diciamo cominciate anche a settembre sempre i corsi, giusto? Oppure è cambiato? Come funziona? I corsi iniziano ad ottobre, quindi okay. Po' più tardi, a inizio ottobre, e per alcune facoltà in università in generale ci sono anche dei pre-corsi, che sarebbero delle lezioni aggiuntive prima dell'inizio dei corsi, in cui i ragazzi possono appunto iniziare a conoscere i professori e hanno diciamo un'introduzione sulle lezioni che poi andranno a seguire durante le vere e proprie lezioni. E, per esempio, io quando ho iniziato l'università, che era il 2018, ottobre 2018, qualche settimana prima dei corsi abbiamo appunto fatto un'introduzione sui corsi più difficili, diciamo come statistica e microeconomia, che sono dei corsi abbastanza tosti che tante persone poi durante i 3 anni si trascinano dietro come esame, perché appunto sono esami del primo anno. E, però essendo difficili poi vengono fatti di solito all'ultimo anno e quindi sì, queste introduzioni servono molto per avere una base diciamo su cui partire e, okay. Sì. No, è interessante questa cosa perché non sapevo che esistessero diciamo i precorsi, non so se è una cosa, cioè non so se sai se è una cosa solo di scienze politiche oppure anche altre facoltà hanno questa cosa per corsi che sono un po' più complicati, un po' più difficili per chi comincia, però è molto interessante come cosa perché non sapevo che esistesse. Sì, diciamo che anche altre facoltà hanno questa opportunità di appunto fare i precorsi. Non so, questo per quanto riguarda la mia università, non so certo. Per quanto riguardi altre facoltà o altre università in Italia, questo non te lo so dire. Certo, sì, perché ad esempio io
l'università, tu hai fatto l'università a Trieste, io ho fatto l'università a Firenze, quindi magari ci sta che o negli anni oppure di facoltà in facoltà possa anche cambiare questa cosa, però è particolare, particolare, non lo sapevo. Un'altra cosa che ti volevo chiedere è riguardo ai corsi, cioè tu ovviamente mi hai spiegato che hai fatto diversi corsi e che ci sono anche delle lezioni extra per quelle più difficili, ma sì, in media quanto durano questi corsi? Cioè sono per semestre oppure durano di meno, alcuni durano di più? Sì, allora i corsi sono semestrali, nel senso che appunto i corsi iniziano appunto da ottobre e poi finiscono a dicembre, mm-hmm. E invece nella seconda parte dell'anno, quindi nel secondo semestre, iniziano a marzo e finiscono a maggio. E sono tutti appunto corsi diversi. E diciamo che come studio è uno studio molto intenso quello della mia facoltà, però rispetto ad altre facoltà è anche un po' più semplice, nel senso che è una facoltà diciamo fattibile anche per esempio per studenti stranieri, perché ci sono molti corsi anche insegnati in inglese, in lingua inglese, quindi anche appunto diciamo studenti che vengono da altre parti del mondo riescono a seguire anche facilmente, c'è la preparazione degli insegnanti anche molto buona, il materiale in inglese c'è ed è sempre diciamo molto recuperabile, ecco, reperibile. Ok, quindi comunque diciamo ti sentiresti anche di consigliare a chi viene da qualche altra parte del mondo, vuole venire a studiare in Italia, diciamo di consigliare la facoltà di scienze politiche anche per... Sì. Sì, assolutamente. Ok, perfetto. Sì, anche perché la facoltà di scienze politiche a Trieste è la più buona in Italia. Ah. Rispetto alle classifiche che fanno, scienze politiche è molto quotata. Ok. In Italia. Ok, sì. non lo sapevo. So che a Trieste ci sono delle università che sono molto quotate in generale. C'è la facoltà, se non sbaglio, anche di astrofisica, che è molto famosa, sì. Però non sapevo di scienze politiche, quindi ne abbiamo aggiunta un'altra adesso, alle buone facoltà, esatto, che ci sono a Trieste. Un'altra cosa che volevo sapere è riguardo anche, diciamo, alle vacanze, tra virgolette, o comunque ai periodi, diciamo, tra i corsi, no? Nel mio caso, ad esempio, io avevo 2-3 mesi di pausa a volte tra corsi e le sessioni di esami, e quindi magari uno poteva usarle anche come vacanza, diciamo, parte di quel, sì, tempo tra lo studio. Sì. E quindi volevo sapere, diciamo, nel tuo caso, come funzionava a livello di vacanze tra i corsi. Sì, esattamente come hai detto tu, tra i corsi del primo e secondo semestre c'è una, diciamo, sessione d'esame che va da, diciamo, metà dicembre fino a fine febbraio, inizio marzo, in cui i ragazzi ovviamente hanno la possibilità di rilassarsi un attimo, però anche di studiare appunto per la sessione d'esame. La stessa cosa succede tra il secondo semestre e l'inizio dell'anno successivo, quindi durante tutta l'estate, in cui si finiscono le lezioni e si inizia la sessione d'esame, che però dura soltanto da fine maggio a fine luglio. Agosto l'università è proprio chiusa e così anche si dà la possibilità di andare un po' in vacanza e di riposarsi, ecco, un pochino. Certo, e mi immagino che gli esami comunque di scienze politiche, tu mi hai già detto che ci sono degli esami, ad esempio statistica, che sono quelli un po' più ostici, sì. E quindi sì, volevo che mi raccontassi un po', diciamo, la tua esperienza con l'esame proprio più difficile che hai fatto, qual è stato, sì, e un po' com'è stata la tua esperienza. Allora, l'esame più difficile in assoluto è stato quello di microeconomia, okay, seguito poi da statistica appunto, perché io personalmente nelle materie matematiche non sono per niente portata, e entrambi gli esami erano del primo anno appunto, come dicevo inizialmente, li ho trascinati fino all'ultimo anno
E microeconomia l'ho dato proprio all'ultimo momento, quindi nell'ultimo appello disponibile che il prof ha fatto apposito per gli studenti che si stavano per laurearsi. Quindi è stato uno studio molto intenso e ci ho studiato tanto, veramente penso di aver perso, cioè impiegato 2 mesi per studiare giorno e notte quella materia. Alla Wow. fine l'ho passato, è stato un esame sia scritto che orale, è una cosa che è molto usata, tra l'altro, nella mia facoltà, quindi fare esami comunque che comprendono sia la parte scritta che la parte orale, però alla fine ce l'ho fatta e mi sono laureata in tempo senza andare fuori corso. Bravissima, che tra l'altro è molto difficile, cioè magari chi non è in Italia magari non lo sa, però soprattutto se fai dei momenti all'estero, un semestre all'estero, oppure comunque fai altri progetti che sono oltre all'università, finire per non andando fuori corso è una cosa che non in tantissimi fanno, quindi No, complimenti, infatti. assolutamente. Tra l'altro, ritornando un po', diciamo, sul discorso del laurearsi, no? E del finire l'università, volevo che mi raccontassi un po' cosa hai provato quando hai fatto la tesi per finire l'università e quando poi l'hai data, quando hai fatto la tesi e l'hai esposta davanti ai professori, e cosa hai sentito quando proprio ti sei resa conto una volta aver finito di dire ok, ho finito l'università, non ce l'ho fatta. Sì, allora l'esperienza è stata molto bella, nel senso che dà l'idea proprio di soddisfazione personale a un livello molto alto, nel senso che tutto lo sforzo che si è fatto durante i 3 anni è stato ripagato appunto con la presentazione della tesi. E, la mia tesi si basava su un corso di politica comparata, ovvero mi sono focalizzata sullo studio delle elezioni negli ultimi 10 anni nei paesi africani. Quindi sì, ho preso ogni singolo paese e l'ho comparato agli altri per vedere se le elezioni si sono svolte correttamente o meno. E questo lavoro mi ha dato la possibilità anche di scoprire nuove cose e ci ho impiegato 2 mesi interi per fare la tesi. E l'emozione è stata fortissima, ero molto agitata durante la discussione e ho dovuto aspettare 5 giorni prima di avere il risultato, e il risultato non è stato immediato, ecco. E quindi la tensione saliva di giorno in giorno, però alla fine ero soddisfatta, ho ricevuto punti pieni per questo elaborato. E quindi ero molto contenta e si è chiuso, diciamo, un cerchio veramente di studio intenso. Mi immagino, complimenti ancora per il tuo Grazie. percorso. E prima di concludere volevo farti un'ultima domanda, che è, diciamo, una tua valutazione del tuo corso di studi, cioè quello che hai provato, le emozioni, se ti sentiresti anche di consigliare il tuo stesso corso di studi, e perché. Allora, diciamo in una scala da 1 a 10 darei 8. 8 penso che sia sì, il numero giusto, diciamo, perché gli insegnanti sono veramente tanto preparati e molto disponibili anche ad aiutare i ragazzi e gli studenti in generale. E l'unica cosa, scienze politiche come facoltà deve piacere perché ci sono molti corsi di diritto e di storia e c'è la possibilità di imparare un po' qualche lingua come corso a scelta. Io ho fatto per esempio anche inglese e francese, però sono corsi minori, ecco, che danno anche meno punti così. E però se piace, è sicuramente una bella facoltà, è un bell'ambiente, i professori appunto come ho detto sono molto disponibili, quindi sicuramente
Sì, è una buona università, una buona facoltà, sicuramente. Ok, io Laura ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata, mi ha fatto molto molto Grazie a te. piacere e Grazie anche a me. complimenti ancora per la tua laurea. Ciao. Grazie. Bene, ciao, ciao a tutti.